Il film che state per vedere è girato da una regista inglese che si chiama Kim Longinotto, che ha iniziato a realizzare documentari verso la fine degli anni 70 e attraverso i suoi film ha deciso di raccontare soprattutto storie di donne, sia donne che sono state per lei una fonte di ispirazione, ma anche storie di donne che vivono in condizioni di oppressione e di discriminazione. Il film che vedrete è uscito nel 2019 ed è intitolato Letizia Battaglia Shooting the Mafia e racconta proprio la storia di Letizia Battaglia, che è una donna siciliana nata e cresciuta a Palermo che dagli anni 70 ha iniziato la carriera di fotoreporter diventando poi una fotografa famosissima a livello internazionale. La storia di Letizia Battaglia, lo vedrete benissimo nel film, è strettamente intrecciata alla storia della Sicilia, dagli anni 70 agli anni 90. Sono degli anni difficilissimi, sia per la Sicilia, ma più in generale per l'Italia, perché sono gli anni delle stragi, quegli anni che vengono chiamati anni di piombo. In particolare in Sicilia sono gli anni in cui la mafia ha compiuto la maggior parte dei suoi omicidi, uccidendo magistrati, forze dell'ordine, giornalisti. Forse vi ricorderete alcuni dei nomi più noti delle persone morte in quegli anni, come quello di Peppino Impastato o di Pierzanti Mattarella, fino alle morti del 1992 e quindi Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Però vi renderete conto guardando il film che sono moltissime le persone che sono morte in quegli anni di cui purtroppo non ci ricordiamo il nome, come piccoli imprenditori o piccoli proprietari di negozi, che in un modo o nell'altro hanno cercato di opporsi al sistema e all'oppressione del sistema mafioso. Quindi Letizia Battaglia ha deciso di raccontare questa storia e lo ha fatto inizialmente come giornalista. Ha iniziato a lavorare all'interno della redazione del giornale palermitano L'Ora nel 1969, quando tra l'altro era l'unica donna all'interno della redazione. Dal 1974 poi ha iniziato a fotografare ed è diventata poi una fotoreporter e ad un certo punto della sua vita ha deciso anche di entrare in politica. Nel film sentirete proprio la voce di Letizia Battaglia che si racconta e lo fa raccontando sia i momenti legati al suo impegno pubblico, quindi le sue storie di giornalista, di fotoreporter, di politica, ma lo fa anche raccontando le sue storie di vita privata e quindi la sua storia di moglie, di madre, di amante. Un'altra cosa importante da dire è che il film è realizzato attraverso l'utilizzo di diverse tipologie di immagini. Ci sono le interviste girate a Letizia Battaglia proprio per il film. Vedrete le immagini scattate da Letizia Battaglia in quegli anni, che in molti casi sono immagini violentissime proprio perché raffigurano le morti delle persone uccise dalla mafia. E infine ci sono video d'archivio e film dell'epoca che accompagnano tutto il racconto e che ci aiutano a calarci ancora di più nel contesto storico di quegli anni.